Ciao a tutti, io sono Sasha Rizzo e oggi vi parlerò delle bolle speculative. Le bolle speculative, per dare una definizione, sono una situazione molto particolare del mercato in cui si assiste a un aumento dei prezzi di uno o più beni. Solo che il problema non è tanto l'aumento in sé del prezzo di questi beni, o di un bene in particolare, oppure può essere anche di un titolo, di un settore nel suo complesso, ma il problema è che non c'è giustificazione nell'aumento di questi prezzi. È molto importante anche suddividere due tipologie di bolla speculativa, perché infatti non esiste solo una. Esiste una bolla speculativa di ambito finanziario e una bolla speculativa di ambito economico, e ovviamente la distinzione tra le due tipologie di bolla speculativa risiede nel fatto che si verifica in contesti diversi, una nell'ambito finanziario e una nell'ambito economico. Solitamente quando si parla di bolla speculativa ci si riferisce a bolle speculative di ambito finanziario. Tuttavia è importantissimo citare anche quelle di ambito economico perché, per esempio, la crisi del 2008 è stata causata da una bolla di ambito economico. Infatti fu una bolla immobiliare quella a causare la crisi del 2008 e il motivo era proprio nel fatto che c'era un aumento troppo elevato dei prezzi delle case, un aumento dei prezzi che non era giustificato in realtà. Invece, per quanto riguarda la bolla speculativa in ambito finanziario, un esempio famosissimo è quello della crisi del 1929, famosa come bolla di Wall Street, che anch'essa causò una crisi economica fortissima. Ora che abbiamo capito che cos'è una bolla speculativa, abbiamo capito come suddividere le due tipologie di bolla speculativa, può sorgerci la domanda circa il come si forma una bolla speculativa. Infatti, per tutelarsi da questo fenomeno è molto importante capire le dinamiche che stanno dietro appunto a queste fasi di mercato. La causa della bolla speculativa risiede nella domanda. Perché? Perché durante queste fasi di mercato, sullo specifico bene, oggetto di bolla speculativa o settore o insieme comunque di beni, c'è un incremento assurdo in sostanza della domanda, nel senso che tutti vogliono quel determinato titolo o quel determinato bene e il motivo risiede nel fatto che si diffonde tra gli investitori l'idea che quello sia un bene dai facili profitti, un bene dal valore in continuo aumento e si diffonde la sensazione che questo aumento non potrà mai terminare. Quindi è ovvio come anche in questo caso c'è una fortissima influenza dell'aspetto psicologico delle persone. Perché? Perché le persone si fanno trascinare in sostanza da questo aumento folle del prezzo, si lasciano trascinare dalla sensazione di poter avere dei guadagni facili, si fanno trascinare quindi dalle bolle speculative. E cosa succede? I prezzi aumentano, 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 a un certo punto però, come ovvio che sia, le bolle scoppiano. Perché? Perché si arriva a una certa fase in cui gli investitori non hanno più i soldi per continuare a comprare, nel senso che questo bene o comunque questo insieme di beni avranno raggiunto un valore tale per il quale gli investitori faranno molta fatica a continuare a comprare e di conseguenza inizierà a diminuire la domanda. Altro problema può essere che gli investitori un pochettino più furbi potrebbero decidere di vendere, iniziando a percepire il fatto del rischio della bolla speculativa. E vendendo è ovvio che il valore del bene oggetto di bolla speculativa verrà ridotto. Solitamente quando una bolla speculativa scoppia, esplode, i prezzi di quel settore o di quel bene ritornano a un livello nel quale c'è giustificazione di essere e spesso questo livello è proprio il livello pre-bolla speculativa. Ovviamente la bolla speculativa è un fenomeno pericolosissimo ed è importante parlarne perché non si sa quando un oggetto, uno strumento può essere vittima della bolla speculativa e bisogna essere in grado di capire quando può esserci e quando invece si tratta di un aumento del valore giustificato sostanzialmente da dei fondamentali. È importante perché per bolle speculative un sacco di investitori si sono rovinati, hanno perso tutto, si sono bruciati i propri capitali, quindi bisogna tutelarsi da questo fenomeno. E oltretutto, se le bolle speculative sono di grandissime dimensioni, di grandi dimensioni,
c'è il rischio anche per l'economia, perché l'esplosione di una forte bolla speculativa rischia di trascinare con sé anche tutto ciò che la circonda e quindi in sostanza l'economia intera. Dimostrazione è la crisi del 2008, dimostrazione è la crisi del 29. Io spero che il video vi sia piaciuto, spero che lo possiate trovare interessante e soprattutto utile. Nel caso aveste dei dubbi potete farli nei commenti. E io vi auguro un buon proseguimento. Ciao a tutti!